gioco di ladri, a volte scoperto, andarono dritti dall'uomo. Il gioco va rispettato, fuori d'acqua, dai mercato. Siate conseguenti. Il Parlamento è supremo, ma supremo è il popolo. E il popolo italiano ha già deciso, quindi tocca a voi davvero di tradurre questo concretamente, ve lo aspettiamo e dovete farne un dovere morale, dico io come prete, come missionario etico che avete in questo momento, e penso che ci sono i numeri per poter arrivarci. Terza cosa importante, guardate che sull'acqua ci giochiamo tutto. Vi dico tutto, la grande oggi, la speculazione finanziaria che governa sta già puntando sull'acqua. L'acqua è il vero bene, non è più il petrolio, non è più. Non avete l'idea di quello che ci guadagneranno se mettono le mani sull'acqua, per cui diventa in questo momento estremamente importante per voi capire che questo è il, in greco dicevamo il kairos, il momento propizio proprio per fare un salto di qualità e tradurre quello che il popolo ha già deciso, tradurlo davvero in legislazione. Per me, guardate, l'ho capito quanto diventa importante perché è la madre. Guardate che io sono un missionario e concludo qui. Quello che c'è, siccome mi attaccano per procurato allarme, così un vice ministro ha già fatto il presente governo, ma cito la Banca Mondiale, 18 novembre scorso ha detto che a fine secolo, se andiamo avanti così, avremo 4 gradi in più. Che vuol dire che ci salteranno tutti i ghiacciai, nevai, ci salterà. Capite come diventa fondamentale questo bene, soprattutto per i poveri di questo mondo. Se in Africa avremo 7-8 gradi in più a fine secolo, capite che razza di problema? Ecco perché dovete dichiarare l'acqua un diritto fondamentale umano. L'acqua è la madre di tutta la vita. Guai a chi tocca questa madre, maledetto. E grazie a voi. Ringraziamo padre Alex e adesso voto per rispettato, fuori d'acqua dal mercato, perché di tutti un bene comune, perché con lei faccio di tutto, lei sta là.